Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Vionauta, questo è il 55esimo episodio di Crusader Kings 2 Charlemagne. Nello scorso episodio quindi finalmente è passata la legge di autorità alta della corona, il problema è che però non riusciamo a passare la primogenitura perché abbiamo visto nel leggere che almeno due dei nostri vassalli sono in guerra tra di loro e non c'è nessun modo di fermarli. Quindi o abbiamo tipo fortuna, ogni tanto dobbiamo andare a vedere se posso cambiare legge perché non ci sono guerre, oppure dobbiamo al prossimo re cercare di far passare addirittura l'autorità assoluta della corona, però sinceramente sarà più che difficile. Allora, dicevamo, proviamo un po' questo piano di mettere un nostro familiare su questo trono. Vediamo che succede. Lui ha 20 anni, pure bello fresco. Gli sarà morto il papà, che era incapace, l'ultimo abbiamo visto. Ha 19.000 e dispari uomini. Probabilmente nel momento in cui lo attaccheremo ne avrà forse 50% in più, quindi 25-26.000. Vediamo, alleanze ne ha addirittura 18, però sono tutte stessa dinastia, teoricamente quindi non potrebbero essere chiamate in guerra. Quindi, per come la dice qua, nessuno... io! You cannot call vassals to war. Quindi questi sono vassalli suoi, no? Sì. Quindi alla fine questi sono tutti i suoi vassalli o cose del genere. Quindi non può chiamarli in guerra. Qualcuno addirittura è un mio vassallo, che è suo parente, vedete? Duca di Maiorca. Vabbè, quindi io direi di attaccarlo. Proviamo. Cioè, tanto più che perdere tempo prendendo il titolo e poi riperdendolo, non può succedere. Avevamo... Se no, veramente gli dobbiamo fare 3.000 guerre per volta. Avevamo qualcuno di loro che c'aveva il claim. Mi sa che adesso non lo posso fare perché... giusto. Giustissimo. Il problema è che l'imperatore precedente era incapace, quindi aveva una reggenza. Avendo una reggenza potevo premere il claim di una donna. Ecco qual è il problema. Quindi, vabbè, loro hanno già fatto un altro figlio, bravi, complimenti, è stata una bella ragazza, me la son persa, non sono riuscito a farla sposare con nessuno. Vabbè, a questo punto quindi io continuerei a insistere su di lei, vediamo se riusciamo a liberarla del marito in qualche modo. Allora, con un po' di soldi si arriverà. Ah, pochissimo. Vabbè, quindi non si riesce per il marito, lasciamola perdere. Vediamo se c'è qualcun altro come bizantino qui che ha un claim. Eccolo qua, c'è un uomo. È già sposato ed è pure abbastanza vecchiotto, 29 anni. Ok, quindi lui lo potrei invitare a corte. Vieni da me. Hai un claim debole, purtroppo. Lui ha un claim forte, quindi lo passerà a eventuali suoi figli, ma sembrerebbe che non ne abbia. Ha 17 anni però, quindi vieni anche tu e magari a quel punto ti libereremo della moglie e proveremo a fare dei matrimoni matrilineari. Lui ha 44 anni, ha un claim debole, vabbè, tietela lì. Lui ha un claim debole. Vabbè, quindi il migliore era proprio il secondo che abbiamo trovato. E quindi a questo punto, non potendo più rifare guerra ai bizantini, non so. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto liberiamo questi territori, perché guarda, veramente mi hanno scocciato. Quindi io a questo punto rifarei guerra a qualche altro pagano. Per esempio a questo, ma mi sa che adesso con il signore qua abbiamo una tregua. No, non abbiamo tregue, quindi rifacciamo guerra a loro. Sperando che non entrino subito tutti. Quindi abbiamo fatto guerra a loro. Non entrano tutti i pagani di nuovo in un'unica guerra, perché sennò diventa una guerra stralunga. Vediamo lui se possiamo dichiarare guerra. Sì, per la Pomerania, niente meno, un piccolo staterello qua. Ok, lo facciamo. E tanto comunque c'è, come avete visto, c'è il rischio che ce l'abbiamo contro tutti. E lui
È lo stesso, vabbè, quindi sono due vassalli dello stesso signore. A sto punto ritiriamo su le truppe di nostro figlio, con cui stiamo a 100. Non possiamo intercedere purtroppo per lui. Ok, 7.000, benissimo. E le mandiamo subito ad assediare qui. L'Italia, come siamo messi con l'Italia? Siamo a 100 anche qui, quindi prendiamo le sue truppe. Ok, benissimo. E le mandiamo ad assediare qui. Ok, togliamo la pausa, facciamo il giro con i nostri retinue. Ok, quindi lui è venuto. Gli mettiamo una bella stellina. A lei vediamo se riusciamo subito a liberarcene. Sì. E lui magari lo facciamo sposare. Abbiamo messo la stellina pure a lui. Mettiamo la stellina pure a lei, così non ce lo perdiamo stavolta che è morto. Lui ha un weak claim che non può essere ereditato, quindi vabbè, t'ho chiamata, ma... Ah, ti potrei chiedere di convertirti. Non te ne può fregare di meno. Vabbè, resta pure lì, fa come cavolo te pare, non serve a nulla. T'ho chiamato, ho sbagliato a chiamarti perché sei inutile. Allora, dobbiamo controllare pure ogni tanto quell'omicidio come va stavolta, perché non vorrei perdere il treno pure stavolta. Vedete, c'è un sacco di gente che la vuole morta. Vediamo se passa. Vediamo, vediamo. Ok, quindi lei è morta. Quindi stavolta mi è uscito il papà. Non so prima perché sarà morto di morte naturale, mi sa. Allora, dov'è che è il nostro amichetto? Quindi, no, non è lui. È... No, io ho ammazzato la moglie, scusate. Ok. Allora, lui se n'è andato alla corte. Mannaggia. Mannaggia a te, mannaggia. Ok. Vediamo se riusciamo a fargli fare un matrimonio. No, se n'è andato. Quindi dovevo dargli un titolo prima. Ho fatto una fesseria. Vediamo con un regalo come va. No. Fatto una sciocchezza. Vediamo se c'è un claimant di questo titolo. Sì. Avrei dovuto dargli prima un titolo e poi ammazzargli la moglie. Lui ha weak claim. Vediamo se ce ne sono altri. No, basta così. Ma nel frattempo il bizantino si è messo qualche cavolo di reame sotto, no? Sono tutti ducati. Che tapossino. Vabbè, quindi vediamo se riusciamo a farlo diventare nostro vassallo, quello in qualche modo, e poi gli diamo un terreno. Gli diamo un terreno. Insomma, in qualche modo per un altro non va mai come dovrebbe andare questa maledetta conquista dell'impero bizantino. Non ci ho pensato che con una donna non avrei potuto più usare il claim una volta morto l'imperatore. Ma tant'è. Dai, prendi. Ok, quindi qua ci sono 15 navi, non ci sono più razziatori. Ce ne sono 17 lì, ma non riescono ad assediare. Questi ancora si ammazzano tra di loro. Maledetti a voi. Ok, quindi qui è caduto probabilmente il primo. Vediamo se riesco a... Non c'è più nulla da assediare. Gli dovrei assediare tutta sta roba? Cioè, lui è il re di tutto questo, possibile? Re di? Sì, re di Svezia praticamente. Vabbè. Andiamo a casa dello svedese. Qual è il tuo stemma? Questo? Quindi stai a Stoccolma, no? Praticamente. Giustamente. Con quello sto andando diretto sulla capitale del tizio, sperando che poi nel frattempo, ecco, mo me lo vanno a riassediare. Ok, andiamo a ripulire.
preso. Bene, potrei anche colpire, anche se non è proprio 10 a 1. Quindi ho due addirittura avventurieri a distanza di un anno uno dall'altro. 27,5%. Vediamo l'altro. 16. Vabbè, vediamo se almeno uno dei due riusciamo a liberarcene in qualche modo. Nessuno lo vuole ammazzare, solo lui. No. No. 18% e 27, non ce la faremo mai. Vabbè, che vengano, ci divertiremo fra un paio d'anni con due avventurieri a stretto giro. Ok, qui dice, per favore ascoltatemi. Ok, quindi I did not know. Quindi noi cambieremo... vabbè, ciao. Crediamo a nostro figlio. Mi sembra giusto. Ma vediamo qui se posso saltare. Non propriamente. Qui nemmeno. Vabbè, continuiamo gli assedi. Cento di pietà, va bene. Che è successo? Ah, si è convertito? No, non mi dire. Ce l'hanno già fatta una volta sto scherzo. Vabbè. Ma noi chiederemo il titolo al Papa. Ok, a questo punto quindi queste due truppe le mandiamo tutte e due qua. E appena possiamo, gli facciamo guerra. Dov'è che stanno i peasants? No, non qui. Go to location è qui. Wow, qui in fondo. Andiamo qua. Lui sta in guerra. Mannaggia voi, mannaggia. Questo ha 700 uomini. Questo 4240. Va bene. Ok, spostiamoci qui. Sono 4800. Vabbè. Sono arrivati che salte sulla capitale svedese, ancora no, miglioriamo sempre le relazioni. Che cosa vuoi conquistare tu? Galloway? Galloway, dov'è Galloway? Wow, ok, quanta gente c'è nel racimolato? Sicuramente 70.000 uomini, vedete? Non è dato a sapere, ancora non si sa, quindi dobbiamo aspettare qualche giorno. Noi possiamo anche salire di tecnologie. Vediamo un po'. Allora, il legalismo ci dà... Ah, le vice these royalties, finalmente. Quindi a livello 4. Questo praticamente potremmo dar via titoli tipo reami e cose del genere. Quando muoiono, vengono a noi. Quindi non rimangono alla loro dinastia. Questo potrebbe essere una cosa che a lungo termine può servire. E mi sa che è la cosa migliore da fare. Anche se anche alzare l'opinione dei vassalli, perché dobbiamo alzare le leggi. Però facciamo questa, va? A livello economico, vediamo un po'. Improved keeps, trade practice, construction. Potrei migliorare le città, le fortificazioni, intendo. L'organizzazione militare non si può fare. Shipbuilding, siege equipment. Quindi questo per migliorare l'assedio, sicuramente. Andiamo avanti. Una cosa che devo fare è migliorare un po' le città, da un tempo che non ci ho speso più un centesimo. Ok, quindi a lui gli abbiamo assediato i territori, spostiamoci qui. Cominciamo ad assaltare a questo punto. Abbiamo gli uomini per farlo. Fatto. Allora, diventiamo, come dire, fanatici religiosi. Oppure c'è il rischio di diventare stressati, no. Andiamo avanti così. 29%. Allora, vediamo se adesso ci dice il nostro caro host quanti uomini c'ha.
27.000. Quindi ci dovremo organizzare con un bel po' di uomini e andare lì. Vabbè, tanto sapete che ci mettono tempo per arrivare, quindi ce la possiamo sbattere per il momento. Vediamo un po', facciamo uscire fuori dalle fazioni se ce ne sono. Abbiamo fazioni contro, non controllato, 4.4, nulla di che. Magari togliamo la pausa. Ok, lei ha detto che non andrà più in fazioni contro di noi, c'è il leale, un po' di soldini, quindi siamo tutti d'amore, d'accordo. Dov'è che abbiamo perso? Ah, eccolo qua il nostro host. Eccolo qui il nostro host. Quindi ci ha attaccato diretto, non ha fatto la classica cosa di aspettare. Ok, continuiamo qui ad assediare. Ok, host. Allora, mettiamo un po' a posto questo esercitino, mettiamoci tre bei generaloni e ti vediamo a far visita. Bello, presto. Così risolviamo il problema. Diventiamo golosi. Ma ci stanno attaccando anche lì? Sì, hanno anche altro 8.000. Praticamente non lo so se nell'ultima patch hanno migliorato le cose. Gli osso sono arrivati, si sono sparpagliati. Sarà un macello piglia sto pezzettino di terra. Ok, continuiamo l'assedio con calma. Ok, con i nostri retini praticamente non abbiamo perso quasi nessuno. Quindi continuiamo ad attaccare frontali così. Wow, sono proprio belli molli. Mi sono solo una perdita di tempo. Quindi attacchiamo questi altri. Ah, ma con l'host avremo già finito. Vabbè. Vediamo se possiamo bandirlo e pigliare dei soldi. Sì, grazie. Molto gentile. Dov'è che sta? Ancora qui sotto, mi sono dimenticato. Ok, adesso possiamo sicuramente attaccare. Diamoci un bel generale centrale. Boom, via. Ciao ribelli. Uy, mica tanto ciao. Qualcuno ci è venuto a dare una mano perché stavamo per perdere. Meno male. C'è delle truppacce. Comunque abbiamo un altro host tempo un annetto. Ci divertiremo. Qualcuno vorrebbe andare in galera. Eccoci qua. Quindi è morto il nostro amico. Ok, noi abbiamo un figlio maschio. Magari dovremmo... Ah, è un nostro parente, quindi non sarebbe un grosso problema se anche dovesse ereditare lui. Il problema è solo che è troppo vecchio, però vabbè. Quindi nominiamo comunque nostro figlio. E... ok, avevamo l'ambizione di aver soldi, quindi abbiamo ricevuto l'eredità dal papà. Non abbiamo perso nessun titolo, grandi. E... so be it. Mo è un macello, perché dovevo mettere a posto un po' di cose, controllare le fazioni. Eccole qua, cominciano a crescere, a nascere. Finire questa guerra con gli svedesi. Quindi a questo punto diventa pericoloso andare in giro con le truppe dei nostri cari amici. Allora, abbiamo... ok, un bambino da educare e ce lo educhiamo noi. Non posso? Ok, allora lo facciamo educare a qualcuno con una buona diplomazia. A nostro zio, bene. Basso al limit, 45-38. Ok, che titolo abbiamo noi? Che potremmo dare via? Reame di Germania, Ducato di Venezia.
In questo momento però potrei fare sta cosa del Vice Royale, insomma, Vice Re. O come diavolo si dica. Non mi vuole bene nessuno. Vediamo perché. Lui vorrebbe il reame di Germania. Ci sono un bel po' di cose che non gli piacciono. Lui. Anche lui. Però vediamo se ho l'opzione del vice reame. Non so come si faccia, l'ho appena sbloccato. Sapevo che in queste patch avevano aggiunto sta cosa del vice reame, ma non ne ho idea come si faccia a dare in modo tale che poi ritorni a noi. Ah, forse è una legge che devo emanare? Posso abbassarla qui, ma non posso andare a massimo perché... ci vuole il legalismo a 5 ed è a 4, mazza, quindi cambiare sta legge sarà un problemone. Potrei riabbassarla a media, in verità. E dov'è che stanno? Ah, eccola qua. Nessuna. Kingdom e Duchess. Ah, quindi si potrebbe fare anche a livello di ducato. Questo però abbassa ancora di più il vassal limit. In questo momento è 38? Perché si è abbassato così tanto? Era già 38? Sì, forse lo era già. Ah, Emperor Rank. Ah, ci sta la nostra diplomazia per mezzo. Siamo una schiappa come diplomatici? Sì, 4. Vabbè, io direi di finire un attimo qui l'episodio, altrimenti diventa lunghissimo. E tutta questa rigestione, controllare se è il caso o meno di continuare questa guerra, magari lo facciamo con i nostri retini a quel punto, lo decidiamo nel prossimo episodio. Come sempre, grazie ragazzi dell'attenzione, ci vediamo la prossima volta.